ragazzi, ok? Al centro giocheranno quelli un po' più alti come che giocano da un po' di tempo, per quegli adulti, e di là c'è il promotion day. Ci siamo? Per cui è una giornata promozionale per chi inizia a giocare, e vi spieghiamo un attimino come si fa. Ok, voi farete il corso. Vi spostate da quella parte. Un benvenuto qui a Brandizzo da parte dell'ICS di Torino. Siamo qui alla nostra prima manifestazione di badminton. Cosa ne pensi e soprattutto pensi di portare qualcosa a Roma, di realizzare un qualcosa? Sì, intanto grazie per l'invito qui a Torino, al Palazzetto dello Sport di Brandizzi. Sono venuto perché questo primo raduno di badminton per noi è importante e, come potete vedere, è importante perché a Roma realizzeremo la 17ª edizione degli Eurogames, che sono i giochi LGBT gay friendly realizzati da ICS GayX per la prima volta in Italia, e all'interno di questa grande manifestazione ci sarà anche il torneo di badminton. Tra l'altro uno sport molto praticato più all'estero, in Italia è una disciplina sportiva che sì, è frequentata ed è praticata, ma non così come il calcio e altre discipline. Quindi l'obiettivo è anche quello di dare maggiore spazio a una disciplina che negli altri paesi, soprattutto quelli anglosassoni, è molto diffusa. E riguardo agli Eurogames 2019, quando si svolgeranno? Cosa si realizzerà? Cosa possiamo aspettarci noi? Sì, intanto l'edizione, la 17ª, si tengono a Roma dall'11 al 13 luglio 2019, 16 discipline, dal badminton al calcio a 5, al calcio a 11, al basket, al volley, al beach volley, al tennis, il nuoto, la pallanuoto, le bocce, il bowling, la run e la bike. Quindi un'offerta sportiva incredibile. Ci si può iscrivere fino alla fine di maggio, basta visitare il sito www.romaeurogames2019.org. c'è una piattaforma molto agile, è semplicissimo iscriversi, e partecipare è importante perché partecipando agli Eurogames di Roma si dà forza ai diritti di tutti, ai temi che riguardano il mondo LGBT e non solo. I giochi sono rivolti a tutti, quindi sono aperti a chiunque, senza distinzione di orientamento sessuale o identità di genere.
Grazie ancora. Grazie a voi. Alberto, tu che sei il delegato provinciale di Torino del badminton, nonché anche l'artefice comunque di questa giornata, puoi darci qualche informazione su questa disciplina che forse è ancora poco conosciuta? Certamente, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, il badminton è poco conosciuto, diciamo, in Italia, ma oltre l'altro confine è uno sport molto praticato. Giocano al mondo quasi 300 milioni di persone ed è considerato uno dei terzo o quarto sport più giocato al mondo. Innanzitutto il badminton è uno sport di racchetta, si gioca poi con un volano e c'è da dire che è anche lo sport più veloce al mondo di racchetta. Il record mondiale è 490 km all'ora. Per cui solo noi logicamente in Italia non giochiamo perché siamo legati a quello che è gli sport tradizionali. Attualmente abbiamo organizzato questa manifestazione proprio per incentivare tutto il discorso, per portare avanti un progetto che logicamente parte da qui ad arrivare poi a quelle che saranno magari delle tappe importanti sia su Torino ma anche su tutta Italia. Quindi avete comunque già fatto più o meno un piano d'azione? Sì, certamente. Oggi con questa giornata è stata una giornata promozionale in cui c'erano a confrontarsi sia giovani di tutte le età ma anche gli adulti che hanno fatto sia da chi gioca, che fa già giocatore, partecipa, fa i corsi e magari fa anche i tornei, a chi ha iniziato con i promotion day. Però spero, logicamente in accordo con ECS che ci dà la possibilità di essere in questo bellissimo palazzetto, di organizzare una serie di eventi di collegamento. Innanzitutto c'è da dire che quest'anno Torino ospiterà l'Europa Master Game, un avvenimento tra virgolette europeo, i campionati a Master per tutti i giocatori di badminton, ma non solo di badminton, per cui io vorrei organizzare una serie di attività di avvicinamento, una giornata promozionale, ma anche magari un torneo regionale in cui appunto invitiamo prettamente i Master che andranno poi a fare quello che sarà poi il torneo principale, che sarà gli Europa Master Game. Va bene, grazie ancora. Quanti, per cui mi fa molto piacere essere a giocare, vi ringrazio ancora di cuore, vi ringrazio l'ICS che ci ha ospitato, è la mia prima esperienza, devo dire, meglio di così non poteva essere questo palazzetto per giocare, almeno sappiamo giocatori, per cui giochiamo in situazioni un po' così. Allora, io vi ringrazio ancora, vi consegno di riconsegnare l'attestato e vi saluto tutti quanti. Alla prossima. Organizzeremo sicuramente altri eventi qui a Brandizzo. A luglio poi ci sono gli Euro Games 2019, per chi è appassionato, a Roma è un appuntamento importantissimo per chi è appassionato di questa disciplina, quindi potete seguire, qui c'è Diana. Oppure attraverso ICS, che è l'ente che organizza questo importante evento, potrà partecipare, basta rivolgersi agli amici del Comitato Regionale Piemonte e del Comitato Provinciale di Torino e poter procedere all'iscrizione. Sono delle Olimpiadi vere e proprie, quindi c'è una cerimonia naturale, una chiusura, eventi culturali, sportivi e non solo. Grazie e grazie a tutti voi. Professionalità per portare a termine la giornata di oggi. Facciamogli un bel applauso.